One Podcast. Il doodle di Radio Capital. Oggi, 20 dicembre, ricorre l'anniversario dell'uscita del film di Natale per eccellenza. La vita è una cosa meravigliosa. Che cosa vuoi, Mary? Vuoi la luna? Se la vuoi, io la prenderò al laccio per te. Ti darò la luna, Mary. Il 20 dicembre del 1946 esce nelle sale americane La vita è una cosa meravigliosa. Adattamento cinematografico di un racconto natalizio dal titolo The Greatest Gift dello scrittore Philip Van Doren Stern. Nonostante uno sforzo produttivo imponente e la mano di Frank Capra, uno dei registi più importanti dell'epoca, il film non ottiene gli incassi sperati e anche la critica è piuttosto tiepida. L'FBI lo accusa addirittura di screditare i valori del capitalismo e dell'identità americana. La pellicola racconta la storia di George Bailey, un uomo che ha rinunciato ai suoi sogni e alle sue aspirazioni per aiutare gli altri. La vita di George arriva a un bivio quando la sua società viene travolta dai debiti e si trova sull'orlo del fallimento. Non potendo restituire i soldi, decide di togliersi la vita. È la vigilia di Natale. Grazie alle preghiere della sua famiglia e degli amici, un angelo accorre in aiuto di George e gli mostra che il mondo sarebbe stato peggiore se lui non fosse mai nato. Credo che dovremmo mandare qualcuno giù. Parecchie persone chiedono aiuto per un certo George Bailey. George Bailey? Già, questa è la notte decisiva. Bisogna mandare subito un angelo. Chi è di turno? Proprio di questo ero venuto a parlarti. C'è ancora quell'orologiaio di turno. Oh sì, Clarence. Non ha ancora messo le ali, però. Eh già, è rimasto indietro? La sua intelligenza non è superiore a quella di un coniglio? Sì, ma la sua fede è quella di un bambino. È pura. Giuseppe, chiama Clarence. A questo punto il protagonista capisce che nessun uomo può considerarsi un fallimento e che la vita di ognuno di noi è legata a tante altre vite. Dopo una partenza stentata, questo intenso dramma individuale, familiare e sociale entra nel cuore degli spettatori e il successo diventa planetario. Grazie anche alla straordinaria interpretazione di James Stewart, che riesce a rappresentare in maniera convincente tutte le sfumature della complessa personalità del protagonista, George Bailey. La vita è una cosa meravigliosa viene considerato il capolavoro assoluto di Frank Capra, ma soprattutto è il film che non può mai mancare nei palinsesti natalizi. Mi hai ridato la vita! Buon Natale! Buon Natale, cinematografo! Buon Natale, Emporio! Buon Natale, cara e vecchia costruzioni e mutui! Era il doodle di Radio Capital a cura di Maurizio Rossato e Gianni Faluomo.